Ciao a tutti, amici di Esperienza Mobile. Dopo 5 giorni di prova finalmente posso recensire Xiaomi Mi Note Pro. Ringrazio come sempre chiososhop.net per il device in prova, metterò il link per l'acquisto in descrizione, fateci un salto. Lo accendiamo, prima di cominciare come sempre vi lasciamo un bel pollicione in su per il video, condividerlo e iscrivervi intanto al canale, basta un click velocissimo qua sotto. Ok, trovate anche il link per l'unboxing qua in alto a destra, sia da smartphone che da PC. Mentre si accende parliamo di dimensioni specifiche: 15.5 cm, 7.7 cm, uno spessore di 7 mm, quindi molto sottile, 160 grammi il peso, ma d'altronde è un tablet e non sono neanche così tanti. Il display è infatti un 5.7 pollici, Quad HD IPS, 545 pixel per pollice, con vetro Gorilla Glass 3 sia fronte che retro. Il processore è il nuovo Snapdragon 810 octa-core, luce ed ombre su questo processore, sinceramente a me non dispiace così tanto, vi dico la verità. 64 bit, dicevo, 2 quad core da 2 GHz più 1.5 GHz con GPU Adreno 430, 4 GB di RAM, 64 di memoria interna non espandibili. La fotocamera è una 4 megapixel anteriore e una 13 megapixel posteriore con doppio flash LED. Batteria 3000 mAh. Il terminale ovviamente è 4G e dual SIM, la prima SIM in formato nano, la seconda in formato micro. In questo momento sto utilizzando solo una SIM, ma l'ho utilizzato come sempre anche 2 giorni con due SIM per vedere la differenza di batteria e la ricezione. Perfetto, 3 tasti soft touch, home, opzioni, indietro, retro illuminati. Nell'unboxing ho mostrato anche l'altoparlante qua in basso, l'ingresso micro USB eccetera eccetera. Il design secondo me è veramente fantastico, tutti i miei amici l'hanno apprezzato tranne mio padre, che ha detto che questa cornice dorata è un po' una tamarrata, però per il resto veramente, boh, qua sono gusti, a me personalmente non dispiace affatto, anzi, però obiettivamente lo trovo uno dei più bei telefoni presentati quest'anno insieme al Mi Note, diciamo, base, tra virgolette, che alla fine è praticamente identico, e a qualche altro device. Vedete le finiture in oro, anche il logo Xiaomi qua è dorato, anche l'alluminio intorno alla fotocamera è dorato, veramente grande cura per i particolari in questo top di gamma, perché di fatto è un top di gamma TFT ed è anche tra i terminali più potenti presenti sul mercato. Ok, allora, quando lo prendete sul grosso shop vi arriva in lingua italiana. Io purtroppo ho sbagliato, cioè purtroppo io ho fatto un aggiornamento suggerito dal telefono e poi mi ha messo quindi la MIUI più aggiornata e il telefono è diventato completamente in inglese. Non ho trovato una versione stabile così aggiornata in italiano, ovviamente uscirà fra qualche mese tranquillamente, quindi andate tranquilli, però la versione che installate con la notifica è senza Play Store. Per installarlo è molto semplice, basta che installiate questa applicazione, si chiama Google Installer, la trovate facilmente su online, trovate il link, lo scaricate direttamente dal telefono, la pick up si installa e da qui poi scaricate il Play Services, Google Play e quello che volete, quindi andate tranquillo, l'importante è cercare questa applicazione Google Installer se manca il Play Store, perché scaricare la pick up del Play Store non funzionerà comunque. Ok, detto questa piccola cosa, quindi adesso il telefono è in inglese, ma ripeto che poi domani uscirà in italiano e non cambierà praticamente nulla. All'avvio abbiamo 2 giga e 3 di RAM liberi, quindi bene, poi si saturano abbastanza velocemente, però circa 1 giga rimane sempre libero, boh, salvo ovviamente utilizzi estremi. Il processore, dicevo, luce ed ombre, perché sapete che l'abbiamo già visto sull'M9, sul G-Flex 2 e in tutti e due i telefoni scaldavano abbastanza, sul G-Flex c'era qualche lag, però nel complesso personalmente anche qua ho riscontrato, diciamo, un po' di surriscaldamento, però nulla di che, come dico sempre, ok, scalda un po', ma nulla che non abbiamo già visto in passato con altri processori e non è uscito tutto questo scandalo. Adesso va di moda il fatto di dire che il telefono surriscalda, sto qua. Devo dire la verità, è vero che siamo in estate, giocandoci anche mezz'ora eccetera arriva sui 45-50 gradi, però sì, nulla di sconvolgente secondo me. La batteria invece va giù abbastanza velocemente, questo si può, diciamo, dare la colpa al processore. Ok, ma di questo ne parliamo dopo. Partiamo con la connettività come sempre, diciamo che il 4G prende leggermente sotto la media, secondo me probabilmente manca una banda, comunque prende, il 3G prende benissimo, non c'è nessun problema, anche la seconda SIM prende bene, la qualità in capsula è molto buona, abbiamo il LED di notifica, la qualità dei microfoni anche è ottima, insomma dal punto di vista qualità capsula, microfono, ricezione, nulla da segnalare di particolare,
Per quanto riguarda il GPS, nessun tipo di problema, con Maps è filato via tutto liscio anche al primo fix. Ricezione del wifi, anche qua in media, non è eccellente ma neanche male, quindi nulla da segnalare. E basta, insomma. Dio, se volete spendo anche qualche parola sulla MIUI, ma tutti la conosciamo molto bene. Qua abbiamo il toggle rapido di solito, qua la slider per luminosità, tasto impostazioni. Una miriade di impostazioni nella MIUI come sempre. Possiamo cambiare il colore del LED, possiamo. No, adesso non mi ricordo neanche tutte le cose. Abbiamo comunque la radio, ma insomma, a parte questo, possiamo fare veramente un sacco di cose. Mi piace molto l'interfaccia pulita. Come sempre, abbiamo tutte le applicazioni sul desktop, chiamiamolo. Non abbiamo un app drawer. Io faccio le cartelle qua in fondo, di solito ci metto le app che uso un po' di meno e tengo le mie tre pagine nella solita disposizione. Aumentare due le schermate, widget, wallpaper, effetti, transizione e quant'altro, quindi personalizzazione al massimo. Se non vi piace la MIUI, mettete un launcher, ma secondo me chi prende uno Xiaomi lo fa anche al 50%, oltre che per la potenza, il rapporto qualità-prezzo, eccetera, eccetera, anche per l'interfaccia. Fotocamera 13 megapixel. Allora, abbiamo vari settaggi. In questo momento abbiamo l'HDR che è automatico, normale, live off, io ho messo off. Cliccando qua in basso possiamo mettere, vedete, modalità manuale per esempio. Io ho messo quella manuale, ok, bilanciamento del bianco. Possiamo decidere il tempo a disposizione, vedete qua abbiamo un tempo che va da un millesimo fino a 32 secondi, quindi già molto più simile a una macchina fotografica, non come Lenovo Vibe Shot che aveva un range molto più scarso. Torniamo su manual, no, adesso l'ho disattivato, scusatemi, ok. Abbiamo ISO, anche qua ISO, vediamo fin dove arrivano, avevo già visto. Fino a 3200, quindi anche qua non male affatto. Come funzioni invece? Vabbè, abbiamo panorama, le solite, timer, refocus, beauty, insomma, delle solite funzioni. Adesso andiamo a vedere gli scatti, i video vengono girati in 4K, molto bene tra l'altro. Allora, vediamo qui, abbiamo la definizione che non è affatto male, qua era pure un po' buio, non c'era tanta luce, la foto è venuta molto bene, le solite macro. Questa, guardate qua anche l'esposizione automatica, qua era fatto tutto in automatico, vedete che bella foto, quindi belli blu qua sopra, la corretta esposizione. La definizione è molto buona secondo me, anche zoomando molto non si va a perdere dettagli, rimane nitida la foto, macro perfette. Lo sfocato è anche molto piacevole, la messa a fuoco da vicino qua perfetta, qua lo sfocato l'ho trovato veramente interessante. Eccoci qua, questo è il mio cagnolino come sempre, poi ho fatto qualche selfie e anche quelli vengono secondo me decisamente bene. Come sempre nei selfie tendono ad abbellire il volto, quindi non vediamo tutte magari le imperfezioni della pelle, è sempre molto, tutto molto diciamo sì, omogeneo la forma del viso, i colori e quant'altro, però le foto comunque sono molto buone anche dalla fotocamera principale. Proseguiamo, andiamo nella galleria, magari scusate che copro, andiamo nella videoprova, vediamo il solito video di test. Ok. Allora, display è un 5.7 pollici, quad HD con una densità di pixel altissima, superiore ai 540 pixel per pollice. E devo dire che insomma, la definizione è eccellente, fra i telefoni più definiti sul mercato. Posso avvicinarvi il telefono quanto volete, ma non riuscirete a scorgere i pixel. Gli angoli di visione sono così così, cioè non sono male. Però mi aspettavo qualcosina di più, diciamo che tendono a cambiare, i bianchi diventano un po' più grigetti. Anche i neri, per il resto invece vabbè. Ecco, poi anche quando si va all'angolo massimo ci sono parecchi riflessi. Invece visto perpendicolarmente o anche un po' di sbiego, il telefono risulta veramente bellissimo. Colori naturali, luminosità massima abbastanza buona. Anche qua non è ai livelli più alti che ho visto, ma se la cava abbastanza bene anche al sole. Insomma, è un display definitissimo, visto perpendicolarmente o poco inclinato, con dei colori bellissimi. Boh, ovviamente l'assoluta non serve neanche discutere, non è fantastica. Unica piccola pecca, qualche riflesso se ho visto di sbiego e anche i colori che cambiano leggermente ma di pochissimo, quindi comunque al display do un 8,5 abbondante perché è veramente fantastico. Poi questa diagonale comunque fa sempre colpo, è vero che ormai ci siamo abituati ai 5 pollici e mezzo, ma un display così bello ancora non è proprio
così comune e scontato. Scusatemi, ho aperto la mail, non so per quale motivo. Andiamo sulla musica, le altre immagini non le faccio vedere, ma comunque vi ho già detto, colori belli naturali, solite cose, per di più, nei tendenti leggermente al grigio, i bianchi buoni se non cambiando l'angolo di visione. Sentiamo la musica. Dalle prossime recensioni vedrò di fare una tabella con tutti i dati che rileverò utilizzando questi strumenti, che ho già fatto un video dove vi mostro che strumenti utilizzerò d'ora in poi. Usciamo, quindi volume molto molto volume abbastanza bello potente, bello pieno, anche i bassi non sono male per essere uno smartphone. Chiamate in via voce anche buona, interessante la posizione della cassa che non viene coperta facilmente, insomma, e anche la qualità non è male, quindi da questo punto di vista non mi lamento assolutamente. Parliamo di benchmark, vediamo se ho fatto qua uno screenshot. Ok, 52.000, diciamo 50.000 di punteggio, che è uno dei punteggi più alti in assoluto registrati. L'ho fatto 5 volte di fila e come sempre comincia a scaldarsi un po' ed è sceso parecchio. Diciamo che alla fine sono arrivato a fare 43.000 dopo 4 o 5 bench, ma quindi questo è un po' un problema del surriscaldamento che va a abbassare anche il punteggio perché ovviamente il calore come sempre rallenta il telefono. Comunque, vi dicevo prima che metterò d'ora in poi le tabelle, una tabellina, non sto ogni volta a provare la temperatura, magari con questo, sapete, metto qua, faccio così. Ok, vedete adesso siamo a 35 gradi, non sto ogni volta a farlo, sono perdo tempo. Farò fuori dal video per i cavoli miei delle prove, magari faccio, ho pensato per il calore, lo provo a metà giornata, quindi già un po' caldino di suo, faccio andare mezz'oretta di gioco. Un video magari di anche di mezz'oretta di video, poi faccio 4 volte AnTuTu di fila e poi misuro la temperatura, così abbiamo un metro di paragone, più o meno sarà questo il test. La musica misurerò quello lì e la luminosità lo misuro con luxometro, luxmetro, e anche questo con luce al buio, e vi metterò i risultati, quindi diciamo che farò qualche recensione, farò così. Adesso devo preparare un po' una tabellina carina e poi ve la metto magari già all'inizio, così se uno è interessato a questi dati, apre il video e subito trova i dati che gli interessano. Bene, detto questo, proseguiamo. Quindi punteggio molto alto dei bench, ma anche i giochi, boh, facciamo andare uno veloce giusto per dire, perché come sempre ho provato anche Real Racing e funziona benissimo, nessun tipo di problema, scalda molto qua, si sente molto sulla mano, non arriva mai a essere ingiocabile oppure insopportabile il calore, però obiettivamente scalda. Questo qua è un gioco che può sembrare stupido, ma come dico sempre, è un gioco che si adatta alla risoluzione dello schermo, quindi comunque adesso stiamo giocando in Quad HD, che è quasi un 2K, e devo dire che insomma il gioco gira molto bene, non abbiamo lag fastidioso, abbiamo tutti i vari effetti. Mi ricordo che questo gioco qua sui primi Full HD, anche lo Snapdragon 600, qualche piccolo problema, se messo a risoluzione massima, qualche mini calo di frame eccetera, lo dava. Qua invece, grazie anche alla GPU molto prestante, non abbiamo problemi di nessun tipo, e questo vale un po' per tutti i giochi che potete trovare sul Play Store. Ovviamente poi dipende anche dall'ottimizzazione, ecco. Cosa stavo dicendo? Dipende anche dall'ottimizzazione del gioco. Prima volta che mi capita un blocco del genere, comunque. Benissimo. Touch è molto attivo, anche l'accelerometro per il racing è molto buono, eccetera eccetera. Browser, allora c'è il browser di serie, ma non lo uso perché è ancora tutto in cinese, visto che l'ho aggiornato invece nella versione che mi avevano dato nella MIUI di Grosso Shop, la trovate anche in italiano. Ma proviamo oggi il Chrome per vedere come gira. Posso dirvi che anche il browser di serie, comunque l'ho provato, ovviamente gira abbastanza bene. Qualche mini lag qua e là ogni tanto può capitare. Vediamo invece come gira Chrome, che invece mi ha dato grandi soddisfazioni su questo device. Sia chiaro che stiamo parlando di un top di gamma, lo ripeto per l'ennesima volta, uno dei terminali più potenti sul mercato, quindi con un display bellissimo, molto grande, quindi la navigazione, qualsiasi cosa fate, insomma, la fate al meglio ed è veramente un piacere utilizzare questo smartphone. L'unica cosa è che è un po' ingombrante, quindi ecco, può essere scomodo da portarsi dietro, ma chi prende un tablet sa a cosa va incontro, come dico sempre. Abbiamo caricato, come vedete, lo scrolling è velocissimo, non abbiamo problemi.
Touch è super reattivo, pan anche, insomma. Quindi con Chrome la navigazione su questo smartphone è eccellente. Benissimo, conclusioni. Allora, parliamo della batteria, 3000 mAh con una sola SIM, arrivo più o meno sempre alle 5 pomeriggio, quindi non è un granché con utilizzo medio intenso, utilizzo molto intenso, già alle 3 dovrei caricarlo, però il mio utilizzo molto intenso diciamo che lo fanno in pochi, quindi diciamo il mio medio intenso può essere il vostro intensino, quindi insomma dovreste arrivare verso le 5-6 senza grossi problemi e con utilizzo un po' più tranquillo anche la cena, dopo cena, però la batteria non è proprio il suo punto forte, anche e con due SIM ancora un po' peggio, quindi togliete pure un'oretta, quello che ho detto, più o meno è sempre quello, noto la differenza e anche qua non è da meno. Poi ovviamente se non giocate, se non lo scaldate troppo, sì, se no, appunto, se fate soltanto chiamate, un po' di navigazione, 3G, 4G sempre acceso, eccetera, magari arrivate anche a cena. Ecco, questo è un po' l'utilizzo, quindi batteria darei un 6, un 6,5, perché per un tablet avrei visto meglio forse una 3005 almeno, però è da dire che se si vuole avere questo spessore e comunque un peso abbastanza contenuto, qualche piccolo sacrificio bisogna farlo, quindi qua ho messo una batteria comunque onesta, però insomma a vantaggio tutto delle dimensioni e del peso. Per quanto riguarda il prezzo, qua varia molto online, diciamo che su Grosso Shop adesso mi sembra sia sui 5,50, 5,80, che è uno dei prezzi comunque più bassi mi sembra in rete, diciamo 5,50. E cosa dire? Allora, Xiaomi ci ha sempre abituato a prezzi molto molto vantaggiosi, partendo dal Mi 2S, che ormai trovate sul Grosso Shop, tra l'altro ve lo consiglio il Mi 2S perché rimane tuttora un telefono fantastico con una GPU molto prestante, un display molto bello. Ormai trovate la versione da 32 GB e 13 MP, la trovate a 180 € sul Grosso Shop. È uscito Android 5 da pochissimo, quindi Lollipop per il Mi 2S con l'ultima MIUI, quindi secondo me ancora un anno li vale tutti quei soldi che costa e rimane uno dei migliori a quel prezzo, quindi Mi 2S super consigliato. Il Mi 3 anche, costava già all'uscita molto poco, adesso si trova sui 200 € anche quello, quindi alto prezzone. Il Mi 3 è uscito sui 399, 350, ma si trova anche quello a 280, 270, quindi tutti i prezzi veramente molto onesti da Xiaomi. In Cina poi costa ancora molto meno, figuratevi. Questo qua forse quest'anno ha un po' esagerato, diciamo che in Cina dovrebbe costare sui 400 €, qualcosa meno forse. Qui con l'importazione e tutto siamo arrivati a prezzi veramente altini, perché 600 € cominciano ad essere proibitivi, a quel punto lì non è più così competitivo, cioè rimane un top di gamma a tutti gli effetti e fra i migliori sul mercato, però qua in Europa, che magari non è ancora proprio popolare come altri marchi, può essere leggermente svantaggiato. Uno che se ne intende magari comunque se ne frega, io personalmente magari me ne frego, scelgo comunque questo perché mi piace la MIUI, perché obiettivamente ha un hardware di tutto rispetto se non superiore a quello di alto top di gamma, però per l'utente magari X che un po' già non si fida, glielo consiglia l'amico più esperto, sto qua magari non si fida al 100%, vede che può trovare online l'M9, che ne so, un altro top di gamma, l'S5, l'S6 a 500 € e zack va a prendere quello ovviamente. Se questo terminale fosse uscito a 500, secondo me già sarebbe stata un'altra cosa, diciamo che adesso secondo me a breve arriverà sui 500, però forse era meglio, cioè sicuramente sarebbe stato meglio scalare di 100 € subito, quindi uscita sui 550, 500 massimo, e poi in qualche mese farlo arrivare ai 450, avrebbe venduto molto di più anche qua da noi secondo me. Comunque per quello c'è il Mi Note, che con il quale non farò un confronto, però mi sento comunque consigliabile il Mi Note perché quello invece è arrivato a un prezzo più interessante, siamo sui 370, esteticamente identico praticamente, il display rimane bellissimo, è un Full HD, ma a livello colori, definizioni siamo poco distanti, poi al lato pratico è similissimo, design fantastico, MIUI uguale, quindi insomma se vi piace questo ma è troppo costoso andate sul Mi Note e state tranquilli che non vi pentirete, perché comunque non è così inferiore, anzi siamo ovviamente a livelli molto simili rispetto a questo Mi Note. Però comunque mi sono un po' dilungato come sempre nelle mie conclusioni, però sapete che alla fine faccio le conclusioni, quindi se vi interessano più quelle saltate alla fine. Solite cose, poi prossima, adesso vi dico ragazzi, farò un vlog fra qualche giorno o comunque una settimana, massimo due, dove spiegherò bene adesso come andrà avanti il canale, perché faccio l'estate e poi dopo voglio ripartire a manetta, sto già preparando delle cose, nuovo tipo di recensioni e quant'altro, quindi prossimo anno state pronti perché si parte molto molto meglio rispetto a questi 2 anni passati. Quindi per
per questo video è tutto. Se avete altre domande particolari, come sempre, fatemele qua sotto nei commenti, lasciate un like. Noi ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!